può portare a grandi risultati, perché magari riesci a comprare giocatori a basso prezzo, i giocatori a basso prezzo poi vendono, quindi hai risultati, i risultati ti portano maggiori introiti, e se reinvesti quei maggiori introiti sempre nella società, sempre con quella competenza, programmazione e col tempo, piano piano, anno dopo anno, migliori. Se il tuo competitor è una società anche grossa, ma che non ha tutte queste competenze, non ha il tempo perché non ha voglia di aspettare tanto tempo, o non semplicemente non è in grado di gestire e di programmare, anche la piccola Atalanta, per esempio, può fare tranquillamente il competitor diretto di una grande società tipo Inter in Italia e così via. Questo perché? Perché non c'è il Berlusconi della situazione che dice la società ha dei buchi pazzeschi e io ci metto tot. E allora in quel caso lì stai già falsando quella che è la regolarità dello sport, perché stai mettendo delle forze economiche esterne che falsa il gioco. Quindi sostenere quello che ha sostenuto il collega inglese, cioè che il fair play finanziario fa vincere sempre le stesse squadre, non è così, perché invece sarebbe proprio l'opposto. Senza fair play finanziario, a maggior ragione, vincerebbero sempre le stesse. Senza fair play finanziario il PSG vincerebbe sempre la Champions. Perché? Perché non è che deve cercare di occultare gli acquisti per Mbappé. Acquistato Mbappé, poi l'ha dovuto contabilizzare nell'esercizio successivo, lasciandolo in prestito al Monaco. Senza fair play finanziario il PSG può comprare 10 giocatori da 300 milioni, per esempio, nessuno gli dice nulla, e quello gli fa vincere di colpo le competizioni. Se il PSG, il City non hanno vinto in questi anni la Champions uno dietro l'altro, un anno dietro l'altro, è proprio per l'esistenza del fair play finanziario. È come giocare a Monopoli. Si gioca con i soldi del Monopoli. Se io davanti a me Bezos, se gioco con i soldi del Monopoli lo posso mandare in fallimento, ma se Bezos dice adesso apri il portafoglio e oltre ai soldi del Monopoli che ho sul tavolo metto i miei soldi, io non vincerò mai, non avrò mai una chance per battere Bezos, neanche al Monopoli. Al Monopoli sì, perché? Perché Bezos non può aprire il suo portafoglio e mettere i suoi soldi. Il fair play finanziario sostanzialmente funziona così, funziona come il Monopoli. I soldi sono sul tavolo e i soldi sono quelli che produce la società. Più la società è brava, ha contatti, più ha risultati, più aumenta quindi anche quelli che sono i contratti di sponsorizzazione, più ha possibilità. Quindi parliamo sempre di società che devono essere brave, altrimenti ritorniamo un po' al discorso dei presidenti italiani ricchi e scemi che facevano fallire le proprie società per mettere soldi nel calcio, ma così alteri anche il livello di competitività, perché io piccola squadra non posso competere con te se tu metti sempre soldi extra calcistici sulla tua società. Certamente, questo è. E tornando al discorso che facevi, giustamente, anche un bambino che conosce le cose nostre, piccole, italiane, anche romane per caso del Paris Saint-Germain, sanno tutti benissimo che Lotito non avrebbe mai venduto senza ricevere immediatamente i soldi che aveva chiesto Keita Baldé al Monaco l'anno che tu racconti giustamente, che Mbappé è andato in prestito al Paris Saint-Germain per non poterlo contabilizzare subito pagandolo l'anno dopo. Ma quei soldi come sono arrivati allo Tito? Non credo che il Monaco aveva la disponibilità economica per comprare immediatamente Keita Baldé. E un'altra cosa importante del Paris Saint-Germain,
qui non me lo toglie nessuno dalla testa che Pastore è stata un'operazione collegata allo sponsor Qatar Airways alla Roma di Pallotta, perché non ci sono dubbi, ecco, non ci perché sono un dubbi giocatore che la Roma si è, probabilmente neanche si è accollata all'ingaggio, lo doveva dare via il Paris Saint Germain, perché doveva fare cassa, doveva dare via per fair play finanziario questi giocatori. Detto questo, Giuseppe Orto riporta le parole del presidente Tebas, che dice che il Tribunale Arbitrale dello Sport non è all'altezza dell'incarico conferitogli, e aggiunge che bisognerebbe riconsiderare se il TAS sia l'organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un paese con una grande storia di arbitrato, il TAS non è all'altezza dello standard. L'attacco pesante, gli attacchi più pesanti sono arrivati da un presidente di l'altra Lega, che è Javier Tebas, da José Mourinho e Jürgen Klopp, due allenatori di due squadre rivali del Manchester City. Silenzio dai club, silenzio anche dalle altre leghe. Allora, siccome insomma, intanto chiedo a Sergio Leonetti, la Svizzera rimane un grande paese di grande un grande paese con una storia di arbitrato, il TAS non è ai livelli svizzeri. E l'altra cosa, sei d'accordo con l'attacco di Tebas al Manchester City, che doveva essere sanzionato secondo te? E la Svizzera è la migliore nazione al mondo, questo lo dico così. No, volevo dire, forse Tebas è l'unica volta che ha avuto ragione. Esattamente. Dopo sai, le potenze sono potenze. E ricordiamoci che a noi ci hanno sospeso il mercato per una stagione, ad altre società che hanno fatto la stessa cosa, no? E il Real Madrid. Esatto, forse anche l'Atletico, quindi sai, Tebas può parlare, ma anche a casa propria non c'è tutto in regola, diciamo. E dopodiché sì, sono quei effetti molto particolari, che sono dei mercati strani, questi gestiti dai sceicchi e così. Non ho seguito tanto la vicenda, sicuramente dovevamo venire sanzionati, ecco, l'unico pensiero che c'ho io. Dopo sai, come fai a bloccare una squadra come di fai? Questi livelli? Come hanno fatto con noi, hai ragione, fatto ragione, con lo blocchi, punto e basta. Come hanno fatto con l'Atletico Madrid, con la Roma, con l'Inter, col Marsiglia, cioè... Io veramente la penso dopo, come Giuseppe dopo, e Giovanni su questo, è veramente... Dopo sai, sì sì, dopo però sai, ci sarà stata anche la federazione a dare pressioni, no? Ecco, questa Manchester è sicuramente una squadra interessante per la federazione inglese, quindi vuoi litigare con una società così potente, come federazione dico, ma non lo so, la UEFA... Se vuole tirare addosso un sacco così pesante, ma sai, vabbè, alla fine sì. Sai, hanno reclamato i due allenatori delle squadre rivali, ma gli avversari direttamente no, diciamo. Ecco, infatti questa è la cosa che sale agli occhi, vedere che solo Tebas, Mourinho e Klopp si siano lamentati di questa cosa. Giovanni, secondo te c'è qualcosa dietro, oppure una casualità che le squadre, oppure non lo fanno per politica, non criticare, perché potrebbero poi capitarci loro. Parlo del Liverpool, il Tottenham, l'Arsenal, il Chelsea. Guarda, io sono un po' cattivo come sempre su questa cosa, per me invece è una questione un po' di Toto Scabagliero, nel senso che come tocca, cioè visto che il fair play finanziario libera il Manchester City, divento libero pure io e spendo quello che voglio. Del resto né Tottenham, né Liverpool, né Arsenal, né Chelsea hanno problemi di spesa,
e quindi a quel punto, come dire, se decidono di rastrellare il mercato lo possono fare senza troppi patemi d'animo. Giussi, secondo te questa cosa porterà gravi difficoltà al già nostro precario mercato? Sicuramente, perché se tu dai massima libertà di spendere ai club inglesi, che sono quelli più ricchi, soprattutto al Manchester City, che ha direi un budget illimitato, sì, per il Barcellona si complica, perché se metti che le voci su Lautaro diciamo siano vere, adesso non si sa se sono vere o no, però metti che siano vere, se il Barcellona ha problemi e deve valutare Junior Firpo 41 milioni e vedere dove trovare gli altri 60-70 milioni, il Manchester City non ha problemi, va vicino a Marotta e dice: senti, ma quanto vuoi? 100 milioni? Io te ne do 105 e quegli altri te li prendi tu di mancia. E Lautaro finisce. Se Manchester City vuole Alaba, va dal Bayern Monaco e dice: quanto vuoi? 30 milioni? Eccoteli qui e io mi prendo Alaba. Sicuramente complica un po' tutto, ma complica non soltanto il mercato del Barça, ma anche degli altri club che non hanno a disposizione una quantità di denaro illimitata e devono anche un po' autofinanziarsi attraverso cessioni, perché così gli sceicchi, i club degli sceicchi e anche dei russi tornano ad essere favoriti per qualsiasi operazione di mercato. Vai a creare un dislivello ancora maggiore tra chi può e chi purtroppo non può. E credo che questo sia vero. Senti Maurizio, l'NBA fa invece storicamente questo, il salary cap, non si occupa di fair play finanziario. La cosa che vorrei capire, e che magari tu puoi aiutare anche i nostri ascoltatori a capire, il salary cap è legato diretta alla struttura dello sport americano, che non prevede franchigie e non prevede una proprietà di un club stanziato in un luogo, poi per capirci si può spostare la franchigia da Boston a Los Angeles, per fare un esempio, e l'idea appunto a Roma, che tanti erano rimasti allibiti del fatto che la Pallotta voleva costruire lo stadio non di proprietà della Roma, ma della S Roma, ma bensì della proprietà della S Roma, che è tipico degli americani, no? Sostanzialmente, sì. Appunto perché la franchigia, io ricordo una cosa, lo diciamo per capire, un palazzetto importante, uno stadio di football, dove per esempio Bruce Springsteen ha fatto tantissimi grandi e mitici concerti in New Jersey, a Jersey City, costruito dalla proprietà di quella franchigia di football, poi se ne andò credo a New York direttamente, e quello rimase senza football, riconvertito in altro, per capire insomma come funziona in America. Il salary cap è legato a questo, oppure nell'NBA, oppure una cosa che si può riproporre anche in Europa, secondo te? Dunque, le leghe americane, innanzitutto, ognuna delle leghe americane hanno un sistema di salary cap differente, nel senso che l'NFL, che è il campionato americano di football, ha il cosiddetto hard salary cap, che praticamente non prevede, cioè c'è un tetto, se tu sgarri di un dollaro vieni puntato. E quindi quella è una cosa. C'è la lega praticamente di baseball, che invece usano la luxury tax, che è praticamente un tipo diverso di, tra virgolette, salary cap, nel senso che se tu sfori il budget, se non, oltretutto non hai grossi risultati, vieni comunque penalizzato con delle multe salatissime. E questo però sarebbe molto poco, tra virgolette, esportabile da noi, perché appunto allora a questo punto sai che cosa gliene frega gli sceicchi di sforare la luxury tax da un certo punto di vista, un po' quello che succede nel baseball con i New York Yankees, tanto per fare un nome. L'NBA invece ha un sistema misto, che è cosiddetto il soft salary cap, che prevede un tetto salariale dove tutte le squadre devono almeno avere, che è uguale per tutte le squadre, non è diversificato, il salary cap è uguale per ogni squadra che ha una disponibilità di spesa verso per tot numero di dollari.
Ci sono diverse linee, molto complesso quello dell'NBA, devo dire, non sto a spiegarlo perché potrebbe essere veramente anche un po' noioso, comunque sia, è un, diciamo, quello più articolato tra i tre. La problematica, sapete qual è? Che nelle